proprio nel periodo in cui l'Irpinia piangeva i propri cari per questo disastroso terremoto, era lo sport a regalare momenti di gioia. Abbiamo accennato prima il momento della promozione in Serie D dell'Uessariano e noi abbiamo voluto intervistare anche uno dei protagonisti di quella impresa, il presidente Saverio Baritono. Ricordo che la sera del terremoto si tornò da una partita fuori casa di Sapri, che perdemmo purtroppo. Io stavo in piazza commentando un po' la partita, aspettando l'amico Paradiso che mi portava la borsa con delle scamorze, eccetera, e d'improvviso venne quella scossa del terremoto e molti mi considerarono sotto le macerie del campanile. Invece io, scocciato di aspettare, me ne andai a casa. E questo fu la sera prima, la sera del terremoto. Dopo il terremoto, per la verità, attaccato come sempre ai colori sociali della squadra di calcio locale, ci fu un periodo molto, ma molto, diciamo, convulso, e si riprese con tanto coraggio l'attività sportiva. In un momento così difficile sembrava una cosa inutile, invece fu veramente un toccasano per gli sportivi arianesi che, così, guardando la loro squadra, dimenticarono un tantino quello che era successo con questo sisma, con questo terremoto. E continuammo con molta difficoltà. Per la verità rimanemmo in poco, pochissimi, veramente pochi, 3 o 4 insomma, della società, ma si andò avanti. Ci trovammo come conforto e come aiuto innanzitutto il sindaco dell'epoca De Furia, Romolo De Furia, e poi la stampa nel nome di Carmine Pericolo, che io devo tanto per quell'anno, che poi fu un anno di successo per quanto riguarda la squadra locale. Ecco, proprio dopo pochi mesi dal terremoto, in quella stagione calcistica, ci fu la promozione in Serie D. Un momento emozionante per Ariano che è difficile dimenticare. Ma noi siamo presi a vedere come il calcio d'angolo è l'ultima occasione per l'Ariano. Calcio d'angolo battuto, un ennesimo calcio d'angolo ancora per l'Ariano. L'arbitro sta consultando il cronometro, il pubblico è tutto in piedi. Rimessa di caso per Marinaccio, Marinaccio crossa. Spiga! Spiga ha segnato! Spiga ha segnato al 45esimo! Salvando così l'Ariano. Spiga ha segnato esattamente al 46 minuti con 1 minuto di recupero. È stato un gol bellissimo all'ultimo minuto. Spiga, solo davanti al portiere, è riuscito a inzaccare il gol che serve all'Ariano per la Serie D. Il pubblico arianese è ancora incredulo di fronte a questo gol, è tutto alzato in piedi ed osanna ai suoi giocatori. Veramente la promozione in Serie D è stata una cosa grossa, almeno per me e per molti sportivi di razza, dico, è stata una cosa meravigliosa. Voi, perché avvenne in un anno difficile, in un campionato difficilissimo per la verità, difficile veramente. E voi perché la promozione da noi raggiunta fu con una squadra di 9 decimi arianesi. Noi tenevamo tutti i ragazzi arianesi, eccetto Spica. Il resto erano tutti ragazzi arianesi. Una cornice di tifosi indimenticabile, se si pensa che in quell'anno a Salerno mi accompagnarono circa 4.000 tifosi per quanto riguarda lo spareggio. È veramente una cosa eccezionale per lo sport. Si è lavorato in umiltà, si è lavorato e i risultati veramente hanno dato soddisfazione. Ecco che in questo momento fischia la fine della partita. L'Ariano è in Serie D grazie al gol messo a segno
a tempo scaduto a 46 minuti e 10 secondi dalla ripresa, da Spiga messo a segno il gol che costa all'Ariano la Serie D. Entusiasmo indescrivibile qui al Vestuti di Salerno da parte dei nostri tifosi, dei tifosi arianesi, che sembrano essersi scatenati dopo tanti e tanti minuti di silenzio. Finalmente hanno esploso tutta la loro gioia a questo, alla fine di questo incontro.